dal Vangelo secondo Matteo. Gesù, chiamatili a sé, disse: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi, ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti». Una madre si avvicina a Gesù per chiedergli una raccomandazione. «Di che questi miei figli siedano, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Non è un tipo di richiesta che Gesù può né vuole soddisfare. E allo stesso tempo crea sdegno e invidia tra i discepoli di Gesù. Come ogni episodio nella vita del Maestro, anche questo è un'occasione unica per rivelarci la grande verità. Colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo. È davvero strana questa logica del Vangelo, oserei dire illogica. Chissà che effetto dirompente avevano queste parole di Gesù nella vita dei suoi discepoli. Li immagino sbigottiti, meravigliati. Gesù quasi si diverte a scardinare tutte le certezze, a ribaltare ogni situazione. Se ci collochiamo per un attimo al tempo di Gesù, vediamo che coloro che avevano il potere non avevano alcun interesse per la gente, ma agivano esclusivamente per il proprio tornaconto. Imponevano il proprio potere con la forza. L'affermazione di Gesù appare allora ancora più sovversiva e rivoluzionaria. Devo dire che anche oggi le cose non sono così diverse. Siamo portati ad ammirare le persone di successo, ricche, influenti, potenti. Raramente riconosciamo in coloro che si sono fatti servi degli ultimi uomini e donne da imitare e da ammirare. Eppure Gesù è il primo a mettere in pratica questa logica capovolta. Lui che lava i piedi agli apostoli nel cenacolo, lui che insegna a porgere l'altra guancia, lui che viene deriso e umiliato sulla croce e accetta la volontà del Padre fino alla morte. Ce lo dice in questo brano di Vangelo: il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Se Gesù non ha chiesto riconoscimento né potere né ricchezza, tanto più noi siamo chiamati a farci servi. E così, nelle comunità, nella Chiesa tutta, non c'è spazio per un'organizzazione fatta da superiori e sudditi, padroni e subalterni, ma solamente fratelli, che fanno a gara nello stimarsi a vicenda e si fanno servi l'uno dell'altro.